dobbiamo fare ogni sforzo per favorire i giovani, perché sono loro, è una frase fatta, sono loro il nostro futuro, sono loro che hanno le energie e la capacità. Il Sud non è la ruota di scorta del Nord, e ci tengo a dirlo per campanilismo. Quindi lei è un ministro del Sud, questo territorio le appartiene, qui è tutto vergine, è ancora tutto da inventare, soltanto che abbiamo la necessità di avere punti di riferimento sicuri per poter affermare quali sono le nostre idee. Come le ho già accennato, vorremmo fare una onlus di giovani laureati per non farli andare via, per produrre da una goccia di mare, per produrre le alghe marine da trasformare in farine e poi da impiegarle nel campo della nutraceutica, della cosmetica e della farmacologia. Quindi queste sono le idee che poi manderò i progetti alla sua segreteria per identificare meglio e avere la collaborazione idonea, i finanziamenti. Senta, quando l'idea va avanti, la banca non è che ti aiuta tanto, non importa. I finanziamenti pubblici servono, ma non devono essere una cultura assistenzialistica per noi. Dobbiamo produrre, noi dobbiamo creare lavoro e occupazione. Io oggi sono arrivato a 60 dipendenti con persone in dono. Pensi che io vivevo con 2 milioni al mese di stipendio, anzi mi faccio passare avanti una parentesi. Cara ministra, ex collega, perché ho fatto per 10 anni rappresentante del COCER dell'Arma dei Carabinieri, quindi ho fatto anche io sindacato, quindi come tale capisco, non avevamo il ruolo, dovevamo proporre, lei invece adesso è il ministro, quello che ha detto sul piano politico e sul piano proprio della stimolazione imprenditoriale è, come le ripeto, è Vangelo. La ringrazio di essere venuta, anzi rinnovo l'invito a lei, a Scalfarotto e tutta la compagine a venire in una forma meno istituzionale, più privata, perché io ho bisogno di manuali per dare a mangiare. Grazie.